I farmaci plasma derivati sono per molte malattie dei farmaci salvavita, anche per diverse malattie rare. Se ne parla anche durante un evento a Roma rivolto ai farmacisti del Sistema Sanitario Nazionale, evento che questa volta punta alle malattie rare e ai farmaci plasma derivati e che rientra nell'ampio progetto Pronti, che ha l'obiettivo di fornire ai farmacisti alcuni strumenti utili per orientarsi nel mondo delle malattie rare. Il progetto è supportato in maniera incondizionata dall'azienda CSL Behring. Abbiamo cercato di capire meglio che valore ha il plasma e i farmaci plasma derivati e tutto il processo della lavorazione del plasma e quanto ha impattato anche il Covid sull'ottenere questi farmaci con la dottoressa Marianna Cavazza. Importantissimo il processo che va dal plasma a tutta la sua lavorazione fino all'emoderivato, al prodotto finito. Dicevo, all'emoderivato in realtà ci sono tanti prodotti. Ecco, quanto è complicato questo processo di lavorazione? Quante sono le fasi e che valore ha questo processo? Dunque, è un processo innanzitutto basato su una materia prima molto peculiare, perché non è una materia prima, diciamo, sintetica come avviene negli altri con gli altri farmaci, diciamo, ma è appunto una materia prima che deriva da un processo di donazione volontaria non retribuita da parte dei cittadini. Già questo pone chiaramente una variabilità nella disponibilità assolutamente unica, diciamo, in questo settore. Quindi c'è questa prima fase appunto di donazione, di raccolta e di primo stoccaggio di questa materia prima, che è estremamente complesso perché viene fatto in singoli servizi trasfusionali, in unità di raccolta di associazioni di donatori che poi devono appunto raccordarsi in base a standard previsti dall'accreditamento, al sistema di accreditamento. Quindi già questo comporta appunto un sistema inevitabilmente, giustamente, molto frammentato, ma quindi anche più complesso chiaramente da gestire in modo standardizzato e garantendo sempre il massimo livello della qualità come deve essere ed è, devo dire, perché comunque in Italia devo dire tutta questa partita funziona molto bene. Però è chiaramente estremamente onerosa e complessa e sempre con margini di miglioramento. Una volta raccolto il plasma, che può essere poi anche di diversi, diciamo, livelli di qualità a seconda dei tempi con cui viene lavorato dopo la raccolta, viene appunto inviato per la lavorazione in conto terzi, questo avviene nel sistema italiano. Alle imprese produttrici con tutta una serie di passaggi, di test, di validazione, di terapie, di interventi appunto per neutralizzare virus. Adesso lasciatemi passare concetti da economista, linguaggio da economista e non da clinico, Certo. che comunque prende tra i 7 e i 12 mesi. Quindi si tratta di un processo estremamente lungo e va anche detto che i costi di produzione in questo settore raggiungono, secondo la PPTA, che è l'Associazione Europea dei Produttori di Plasma Derivati, il 57-58% dei costi totali, quindi rispetto a cifre molto più basse presenti invece nella produzione, diciamo, di farmaci sintetici. Quindi questo richiede appunto un investimento estremamente oneroso con una produzione che poi è congiunta, cioè nel senso che io tiro fuori da un litro di plasma una molteplicità di prodotti, per cui non ho necessariamente lo stesso livello di domanda, per cui avrò una domanda estremamente elevata per l'immunoglobulina, ma non per i fattori ottavo o nono, dove ormai i ricombinanti stanno sostituendo questo tipo di prodotto, quindi Certo. creando tutta una serie anche di disequilibri, diciamo, e
dove il concetto di economia di scala chiaramente no, non funziona più. Questo rende veramente complessa e unica sicuramente la produzione di questi plasma derivati, che però poi sono dei farmaci a tutti gli effetti con il loro IC. Senta, dottoressa, quindi abbiamo capito che è un mondo abbastanza complesso, diciamo. La pandemia da Covid ha complicato ancora di più questi processi e soprattutto magari le donazioni, soprattutto all'inizio, quando c'è stato il lockdown, quando non si aveva ancora tantissima paura, non che sia diminuita oggi, però quando proprio non si conosceva nulla di questo virus, ha impattato anche sulle donazioni e sulla carenza di plasma. Avete visto anche voi, avete qualche dato che ci può fornire in merito? Inizialmente c'è stata effettivamente una carenza consistente di donazioni in base a dati recentemente pubblicati, riportano appunto in quel trimestre un calo del 30% delle donazioni. È anche vero che sono momenti in cui l'impatto è stato più limitato rispetto ad esempio alla disponibilità di sangue per trasfusioni, per interventi chirurgici, perché il sangue raccolto serve anche a questo, no? Ricordiamocelo, che appunto serve per far funzionare le sale operatorie. E quindi in quel caso la domanda è diminuita, però poi bisognerà vedere, appunto, dato che si tratta di un processo di produzione rispetto ai plasma derivati molto lungo, quale sarà l'impatto invece di questa diminuzione più generale fra un anno o 9 mesi, perché allora appunto ci renderemo veramente conto di qual è stata la conseguenza di questa situazione. E ripeto, è una situazione che a volte si crea anche, ad esempio, ricordiamocelo, quando ci sono i picchi dell'influenza, oppure quando d'estate, il famoso agosto, che è sempre un momento critico. E tutto questo ci ricorda come in realtà noi siamo appunto autosufficienti, una situazione di equilibrio, ma che va, una situazione di equilibrio che va assolutamente consolidata e rafforzata, perché basta, tra virgolette, poco, poi bisogna vedere quanto poco, per invece creare delle situazioni di disequilibrio all'interno del sistema. Quindi Certo. sicuramente bisogna veramente investire moltissimo sulla donazione di sangue intero, ma anche fare un grosso lavoro culturale su quella che invece viene chiamata la plasmaferesi, cioè la donazione direttamente del plasma, non del sangue, che consente appunto una miglior diciamo una ma maggiore intensità di produzione di plasma derivati rispetto invece al plasma estratto dal sangue intero. Adesso non vorrei entrare troppo negli aspetti tecnici, però appunto questo è un'altra partita che va assolutamente giocata nei prossimi anni. Secondo lei come mai ci sono meno donazioni di plasma? Cioè non viene spiegato magari ai donatori l'importanza anche di donare direttamente il plasma? Innanzitutto, la plasmaferesi comporta tempi di donazione più lunghi, quasi un'ora rispetto appunto al quarto d'ora, 20 minuti richiesto per il sangue intero, è tra virgolette più pesante fisicamente. E poi effettivamente forse non si è investito abbastanza a livello appunto di donatori, di associazioni di donatori su questo aspetto, perché c'era proprio l'idea, giustamente anche, dell'atto di donazione in sé, no? Senza poi Certo. entrare più di tanto nel merito. Quello che sta emergendo sempre più invece è che i giovani devono essere probabilmente coinvolti con una prospettiva diversa, cioè di spiegazione
di come verrà utilizzato, di quanto vale la loro donazione. E quindi forse sarà più facile, si spera, lavorare anche su questo fronte della plasmaferesi, perché in qualche modo diventa qualcosa di, tra virgolette, più utile, no? Certo. Rispetto alla donazione di sangue intero, che comunque resta assolutamente fondamentale. Su questo non si discute, Dottoressa, assolutamente. un'ultima domanda. Ci ha parlato appunto, ci ha accennato al valore di questo processo a livello sanitario, di figure sanitarie, tra cui appunto il farmacista del Sistema Sanitario Nazionale. C'è consapevolezza del peso della lavorazione del plasma, dell'impatto anche economico e poi sulla politica sanitaria, insomma, che può avere questa lavorazione e tutto quello che c'è intorno. Ecco, che idea ha lei dell'impressione che hanno i sanitari, ripeto, soprattutto focalizzandoci al farmacista ospedaliero? Certo, ma questa chiaramente è una mia impressione personale per quello che vale, è che ci sia ancora molta scarsa cultura e conoscenza delle peculiarità di questo prodotto, perché comunque in farmacia si sì, arriva un prodotto con lo suo marchio IC che può avere magari delle peculiarità, delle caratteristiche specifiche di conservazione, eccetera, però appunto non c'è forse la consapevolezza proprio di questo processo estremamente complesso che c'è dietro e in qualche modo anche dal punto di vista proprio delle politiche sanitarie e del farmaco forse potrebbe essere utile avere una maggior attenzione, diciamo, rispetto appunto a questo tipo di prodotto, perché ha delle, appunto, delle dinamiche di produzione, di offerta, dalla disponibilità, diciamo banalmente, della materia prima fino appunto ai tempi di lavorazione e di appunto di complessità di una produzione congiunta. Certo. Di output che probabilmente potrebbero diventare appunto un tema di attenzione da parte sia dei policy maker che da parte degli operatori che si trovano poi tra le mani appunto questo farmaco e anche a definirne appunto eventualmente le gare.